Oggi volevo parlare di religione e volevo parlare di pena di morte. Siccome ultimamente la Chiesa prende delle posizioni molto dure contro il fine vita, la possibilità delle persone di autodeterminare anche la propria fine e come sempre, ha preso sempre delle posizioni molto nette nei confronti dell'aborto. Cosa ne penserà riguardo alla pena di morte? Cosa ne penserà riguardo quindi al fatto che uno Stato decide di uccidere una persona? Usiamo il Catechismo della Chiesa Cattolica, questa è l'edizione. È un'edizione scritta nel 97, sì, testo latino 97, in italiano nel 99, ristampato nel 2003, quindi se non è valido ancora poco ci manca. Allora, cosa dice la Chiesa Cattolica riguardo la vita umana? E questo è ciò che devono fare i cattolici. Questo è un manuale completo di comportamento del perfetto cattolico. Qui vengono spiegate tutte le posizioni del cattolicesimo, non del cristianesimo, del cattolicesimo. Questo è ciò che Santa Romana Madre Chiesa stabilisce per tutti. Quinto comandamento, non uccidere. Si basa tutto su questo, ovvero nell'Antico Testamento ci sono diverse leggi. C'è un libro intero di leggi che si chiama il Levitico, in cui viene anche scritto di non mangiare, che so, che è un abominio mangiare i gamberetti. Poi ci sono altri libri, tipo l'Esodo, che racconta appunto l'Esodo, il cammino degli ebrei dall'Egitto alla terra promessa. Questo libro dell'Esodo a un certo punto rappresenta una scena molto famosa, cioè fanno un vitello d'oro, gli ebrei rifanno un dio praticamente d'oro, Mosè se la prende, va su una montagna, Dio gli parla e gli dà le tavole della legge, cioè i 10 comandamenti. Mosè scende e legge a tutti questi comandamenti, che da allora in poi valgono. Quindi la corretta interpretazione cattolica è il Levitico, che è un libro di leggi, non vale. Per dire, il Levitico è quel libro di leggi che per rispettarlo gli ebrei mangiano soltanto certi cibi e non altri, coltivano i campi in un modo invece che in un altro. Questo da noi non vale. Nel cattolicesimo il Levitico è escluso. Ma vengono inclusi i 10 comandamenti, che infatti sappiamo tutti, cioè nessuno sa che è vietato mangiare i gamberetti, ma tutti sanno cosa sono i 10 comandamenti. Ecco, sono due libri, tutti e due dell'Antico Testamento, e tutti e due che vengono da Dio. Però uno non vale, questo invece vale. Cosa dice il quinto comandamento? Dice non uccidere. Punto. E qui parte la spiegazione. Non uccidere, non uccidere. Quindi vale anche per la pena di morte, non uccidere. Se è lo Stato a uccidere, non uccidere. Infatti cosa dice? C'è una frase splendida della Congregazione per la Dottrina della Fede, nella Donum Vitae, dono della vita, proprio nella sua introduzione, del 1988, non so se già c'era Ratzinger, ma dice: la vita umana è sacra, perché? Fin dal suo inizio comporta l'azione creatrice di Dio e rimane per sempre in una relazione speciale con il Creatore, suo unico fine, ovvero la vita è creata da Dio. Solo Dio è il Signore della vita dal suo inizio alla sua fine. Quindi solo Dio decide chi vive e chi muore. Noi non possiamo farlo. E dice: nessuno, in nessuna circostanza, può rivendicare a sé il diritto di distruggere direttamente un essere umano innocente.
Badate che questa non è una conseguenza, è un'altra cosa. Cioè qui si dice, non si sa partendo da cosa, che siccome Dio è il Signore della vita, nessuno in nessuna circostanza può rivendicare a sé il diritto di distruggere direttamente un essere umano innocente. Nessuno può distruggere direttamente un essere umano innocente. Perché? Perché poi si giustifica la pena di morte. Se non avessero scritto nessuno può rivendicare a sé il diritto di distruggere direttamente un essere umano innocente, se non avessero inserito questi due aggettivi, la frase sarebbe stata: nessuno in nessuna circostanza può rivendicare a sé il diritto di distruggere un essere umano. Punto. Non uccidere. Cosa diceva Gesù? Voi dovete parlare sì, no, no. Voi dovete dire le cose come stanno. Qui si fa una cosa un po' diversa. Qui è passato un avvocato e ha deciso di inserire queste due paroline. Tanto è vero che dopo si parla di Caino e Abele, si parla di legittima difesa e alla fine, no, nel capitolo della legittima difesa, si inserisce la pena di morte. Ve la leggo rapidamente. Corrisponde ad un'esigenza di tutela del bene comune lo sforzo dello Stato inteso a contenere il diffondersi di comportamenti lesivi dei diritti dell'uomo e delle regole fondamentali della convivenza civile. La legittima autorità pubblica, legittima, ha il diritto e il dovere di infliggere pene proporzionate alla gravità del delitto. La pena ha innanzitutto lo scopo di riparare il disordine introdotto dalla colpa. Quando è volontariamente accettata dal colpevole, essa assume valore di espiazione. La pena poi, oltre che a difendere l'ordine pubblico e a tutelare la sicurezza delle persone, mira ad uno scopo medicinale. Nella misura del possibile, essa deve contribuire alla correzione del colpevole. E questo è un po' dei delitti e delle pene, però già viene introdotta una parolina. Nella misura del possibile, essa deve contribuire alla correzione del colpevole. Perché? Perché se non scrivessero nella misura del possibile, ma scrivessero soltanto la pena mira a contribuire alla correzione del colpevole. Ovviamente se tu uccidi il colpevole non lo puoi più correggere. Quindi non si potrebbe applicare la pena di morte. Dopo dicono, l'insegnamento tradizionale della Chiesa, qui tradizione ha un effetto. È una parola che nella Chiesa ha un significato diverso, cioè la tradizione è quando il prete spiega il Vangelo. La tradizione è quella, cioè ve lo legge e ve lo spiega, ve lo sta tramandando, quella è la tradizione. L'insegnamento tradizionale della Chiesa non esclude, supposto il pieno accertamento dell'identità e della responsabilità del colpevole, il ricorso alla pena di morte, quando questa fosse l'unica via praticabile per difendere efficacemente dall'ascrittore ingiusto la vita di esseri umani. Poi dice, se invece i mezzi incruenti sono sufficienti per difendere l'aggressore e per proteggere la sicurezza delle persone, l'autorità si limiterà a questi mezzi, eccetera, eccetera. Oggi, infatti, a seguito delle possibilità in cui lo Stato dispone, di cui lo Stato dispone per reprimere efficacemente il crimine, rendendo inoffensivo colui che l'ha commesso, senza togliergli definitivamente la possibilità di redimersi, i casi di assoluta necessità di soppressione del reo, virgolettato, sono ormai molto rari, se non addirittura praticamente inesistenti. Allora, quindi, cosa dice il Catechismo della Chiesa Cattolica? Dice che la pena serve per redimere il colpevole. Poi dice che l'insegnamento tradizionale non esclude, supposto il pieno accertamento dell'identità e della responsabilità del colpevole, il ricorso alla pena di morte quando fosse l'unica via praticabile. Ora, il problema è questo, che se fosse stato l'insegnamento tradizionale, tipo è una roba vecchia, no? È una roba vecchia. È un orpello che ci teniamo, quello della pena di morte, ma se si può evitare si evita. No, perché nell'88 abbiamo detto che la Congregazione per la Dottrina della Fede introduce queste paroline.
Il diritto di distruggere direttamente un essere umano innocente. Non si può distruggere direttamente un essere umano innocente. Ma se si distrugge indirettamente un essere umano colpevole, si può. Se non avessero scritto quella cosa come principio, la pena di morte sarebbe stata contraria ai principi del cattolicesimo, perché questi sono i principi del cattolicesimo. Quindi, concludendo, la Chiesa non esclude, supposto il pieno accertamento dell'identità e della responsabilità del colpevole, il ricorso alla pena di morte, quando questa fosse l'unica via praticabile per difendere efficacemente dall'aggressore ingiusto la vita di esseri umani. Quindi, siccome lo può rifare, va fermato uccidendolo. Ma siccome è una morte indiretta ed abbiamo accertato che quello è davvero il colpevole, la Chiesa lo permette. Quindi quando voi pensate che la Chiesa cattolica è contraria alla pena di morte, sappiate che è contraria alla pena di morte se ci fossero dei mezzi alternativi. Poi dicono, poi effettivamente i mezzi alternativi ci sono. Domanda, ma perché la Chiesa Cattolica ammette ancora la pena di morte? Perché noi dobbiamo capire, almeno suppongo che sia così, noi dobbiamo capire che il cattolicesimo non è solo in Italia, il cattolicesimo si trova e anche si sta sviluppando anche in nazioni e in stati che prevedono la pena di morte. E non è possibile sviluppare il cattolicesimo così come si sviluppa in Italia senza tener conto che in quello stato i colpevoli di omicidio li ammazzano. Se tu vai e dici: salve, noi siamo la Chiesa Cattolica e noi ti dobbiamo scomunicare. Cara nazione, ti dobbiamo scomunicare perché tu hai la pena di morte nelle tue leggi. Non è una bella maniera per sviluppare, diciamo, la propria diffusione in certe nazioni in cui c'è la pena di morte. Quindi, come nel titolo di questo video, ma in effetti il cattolicesimo, ma è possibile che ammette la pena di morte? Sì, il cattolicesimo ammette la pena di morte e non la può condannare. Perché la giustifica.